Damian, buongiorno. Buongiorno. Allora, pareggio di Brescia, dove sicuramente avevate fatto molto bene all'inizio, poi nel secondo tempo c'è stato questo gol non gol e forse da quel punto di vista lì, da quel momento lì vi siete un po' disuniti, il Brescia è riuscito a ritornare in partita e a trovare il pareggio. Come la analizzi questa partita? Come dici te, abbiamo fatto un ottimo primo tempo sotto punto, cioè se la vedi tatticamente, sotto il punto dell'intensità abbiamo sbagliato poco, e solo che secondo me anche nel primo tempo si potevano fare più gol, e invece nel secondo tempo anche lì abbiamo cominciato bene fino al gol non dato, e dopodiché il Brescia si è preso un po' di coraggio, e cioè ci sono sempre gli avversari e hanno cominciato comunque a giocarla un po' più lunga, e vabbè, lì hanno fatto un gol, credo se non è l'unica occasione vera. Ci sono stati un paio di tiri, però per il resto non è che ci hanno messo in grandissima difficoltà. Comunque era una partita che dovevamo chiudere prima, però ci portiamo questo punto a casa e andiamo in avanti. Succede spesso che magari anche fuori casa qualche gol di troppo lo sbagliate, la stessa Carpi, no? È vero che tante volte le occasioni capitano ai difensori, quindi non è che si metterà la croce addosso chi magari deve fare un altro mestiere, però anche tu ti sei mangiato forse un gol di testa. Sì, hai detto bene, perché nella partita ci sono stati due difensori che avevano una palla gol che comunque, come dici te, non è il loro mestiere. Anch'io avevo una palla che me la vedevo già dentro la porta, e forse lì ho sbagliato a essere troppo convinto di metterla dentro. Però oltre a quello abbiamo fatto tante giocate di qualità dove o abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio o ci mancava un po' più di cattiveria davanti alla porta. Però secondo me lo possiamo prendere come tante cose positive, perché comunque ci arriviamo con delle giocate studiate in settimana, quindi continuiamo su questa strada e cercheremo di togliersi le soddisfazioni. Io volevo chiederti, secondo te, così al di là del fatto che sei un indiretto interessato facendo il calciatore, però anche da semplice, anche se fossi un semplice spettatore, è possibile che nel 2017 succedano ancora queste cose e siamo sempre qui a parlarci sopra di questi? Cioè, si mandano i filmati via web, tutto accade in tempo reale, e un gol così palese, evidente, non viene concesso, non c'è una, insomma, sono due punti che mancano, perché avrebbero chiuso la partita, forse, non lo so, probabilmente. Cioè, è possibile che nel 2020, ormai ci siamo, accadano ancora queste cose, al di là del fatto che tu faccia il calciatore, proprio così come persona, cosa pensi? Ma se 2020 o 1990... comunque non era, secondo me non era facile da vedere, poi anche gli arbitri possono sbagliare, ci sta, sono tutti uomini. L'unica cosa che lo può cambiare cioè c'è la tecnologia, e quando tutte le squadre avranno questa tecnologia a disposizione, sicuramente qualcosa cambierà. Finché non ci sarà, bisogna andare in avanti così, bisogna metterla veramente dentro forte, che così entra, però così siamo sicuri. Così ci vuole che spacca la porta, che così siamo sicuri che... Allora, dicevo, io ho visto sia nel primo che nel secondo tempo
e un quarto d'ora, quello finale di tutte e due le frazioni, in cui lo Spezia ha rallentato un attimo, no? Proprio per, probabilmente per quello che diceva l'altra volta il mister, che state caricando un po' di più per quanto riguarda l'intensità degli allenamenti. Sentite la fatica oppure questione solo mentale? Succede nel calcio che comunque, come dici te, è già un granché che riusciamo a mettere sia nel primo che nel secondo tempo una grande pressione, che siamo svegli tatticamente e che a livello tecnico facciamo delle cose importanti, cioè ci manca solo fare un po' più di gol e ci sta che in un certo punto anche la squadra avversaria ogni tanto farà qualcosa di importante per loro, per noi. Però capita proprio dopo una grande mezz'ora, poi un po' di calo, poi di nuovo anche nel secondo tempo di nuovo voi subito la grande mezz'ora, poi di nuovo il calo, che poi è la sofferenza un pochino che capita a volte nel far recuperare l'avversario. Sì, queste sono le partite fatte e quindi per noi ci tocca forse a migliorare negli ultimi 15 minuti, perché anche contro l'Avellino, anche contro il Trapani abbiamo sofferto un po' nell'ultimo quarto d'ora, che invece tutto il resto della partita ci stavamo sopra e facevamo un buon palleggio palla e non c'erano le grandi difficoltà. Ti abbiamo sentito quando sei arrivato, ora sono passate un po' di giornate, l'affiatamento c'è. E come vedi questa squadra? L'hai vista cresciuta? Ancora margini di miglioramento? E soprattutto dove l'hai vista più cresciuta? Sotto che aspetto? Secondo me dopo che siamo, cioè abbiamo comunque, siamo arrivati in tre e sicuramente siamo cresciuti come gruppo, perché quando ci sono dei giocatori nuovi bisogna darci un po' di tempo per abituarci. E sotto quell'aspetto lì siamo migliorati sia a livello delle giocate, delle giocate programmate, che sotto il livello fisico, con me e con Diego che veniamo da fuori Italia. Comunque sempre un calcio diverso quando torni in Italia, però ci siamo abituati bene e si vede che tutta la squadra sta bene sotto livello fisico, è una cosa importante anche per la finale del campionato. E l'unica cosa che ci manca, come ho detto prima, chiudere la partita prima. Però, come per tornare alla domanda, vedo una squadra forte che ha delle grandi qualità, con tanti giocatori, se non sono parli di giocatori di livello o Serie A o alta Serie B, e lo facciamo vedere soprattutto in casa, e a Brescia abbiamo visto anche che fuori casa ci siamo. Chiedo l'ultimo invece sul campionato, la SPAL sta volando grazie appunto a un po' di cinismo e di fortuna, perché ci vuole tutto, anche l'abbiamo visto adesso anche nell'ultima partita dello Spezia. Le altre faticano, si possono agganciare le altre? Tutto è possibile e si vede che è un campionato, cioè le prime otto sono, vabbè, oltre alle prime tre, quelle cinque dietro sono tutte più o meno dello stesso livello, anche se io credo che noi possiamo dire sicuramente la nostra, e adesso lo vedremo nelle prossime settimane come siamo messi. Io ho comunque grande fiducia in noi e credo che possiamo arrivare in un punto di classifica molto importante. Adesso che arriva il periodo di scontri diretti, secondo te può essere anche un aiuto, nel senso dal punto di vista mentale? Alla fine
Non c'è nulla da perdere, insomma, sono due squadre i cui obiettivi sono simili e ci si confronta proprio sullo stesso piano. Nessuno verrà a difendersi, molto probabilmente. Sì, secondo me per noi può essere una cosa positiva, perché non becchi più le squadre che forse sono più chiuse all'inizio e alla fine partita cominciano a giocare la palla lunga e cercano la fortuna. Invece adesso becchi delle squadre che giocano un po' come noi sulla qualità, e lì te la giochi, quindi saranno delle belle sfide. Anche il Benevento, che in questo momento è quarta, correggetemi se sbaglio, pensi, dopo averle viste, insomma, un po' giocare ormai, le avete viste quasi tutte, che sia alla vostra portata? Insomma, è ancora il quarto posto un obiettivo plausibile, insomma, ovviamente le altre permettendo? Sì, visto che comunque la classifica è sempre corta, tutto è possibile e ce la giochiamo fino alla fine. Poi certe squadre, ci sono sempre dei momenti nel campionato in cui le cose vanno benissimo e poi c'è un calo sia mentale che fisico. Noi, secondo me, possiamo anche ancora avere un periodo molto forte e speriamo che arriverà in questi ultimi due mesi, un po' più di due mesi. Un'ultimissima cosa, sabato c'è un'altra trasferta, Cittadella, che è una squadra che magari all'inizio ha sorpreso tantissimo perché è partita fortissimo, poi magari si è un attimo assestata, però continua a rimanere in zone importanti della classifica. Ecco, queste trasferte, le ultime trasferte, anche dove avete perso, anche se avete sempre perso di misura, diciamo, vi hanno insegnato qualcosa che potrete rendere, diciamo, come insegnamento anche nelle prossime trasferte per migliorare? Sì, guarda, adesso ci sono rimasti 11 finali, no? Sì, 11 partite. E non c'è più niente da, cioè, non c'è più da pensare troppo, c'è da giocarcela. Secondo me, come abbiamo fatto a Brescia, cioè, ci mancano solo i 3 punti, se no, secondo me era una partita fatta molto bene. E bisogna andare lì cattivi, come abbiamo fatto a Brescia, e andare lì giocando come facciamo anche in casa e non aver, cioè, paura non ne abbiamo sicuramente, però rimanere concentrati per tutti i 90 minuti, sapendo che è una squadra che ha fatto il suo nel girone d'andata, adesso forse stanno andando un po' meno forte, però comunque hanno fatto vedere il loro valore. Ci mancherà il loro capitano, se non sbaglio, quindi sì, sicuramente è una cosa che ci aiuterà, però noi andiamo lì consapevoli che siamo forti e bisogna fare i 3 punti. Un'ultima cosa a livello personale, sì, com'è arrivare in una squadra nuova come hai fatto tu e, diciamo così, essere già considerato un titolare, perché poi alla fine stai sempre giocando dall'inizio, quindi c'è la grande fiducia del gruppo, del mister, insomma, è importante questo per un giocatore che arriva nella seconda parte del campionato, no? Sì, posso solo ringraziare sia il staff tecnico, la società e i compagni, perché tutto va molto più facile quando il gruppo ti accolta bene, tutto è stato fatto, cioè tutto quello è stato fatto, quindi a me mi permette di lavorare bene in settimana, di giocare come voglio giocare, e credo che ogni settimana cresco, riesco a fare di più il mio, quindi sono contento e cerco di fare ancora di più. Grazie.